Seconda puntata di La Sicilia Sport Agrigento, siamo in compagnia con il tecnico dell'Acragas Pino Rigoli. Pino Rigoli che è tornato ad Agrigento a distanza di un anno e mezzo a guidare il Gigante, è un po' come una persona che sta male, a cui stai benissimo a cuore, non potevi dire di no a venire a ritornare per salvare l'Acragas. Le premesse sono state subito buone, 5 partite, altrettante vittorie. Intanto buonasera a tutti, ci ascoltano naturalmente. Sì, tu sai quello che io personalmente provo per questa maglia, per quello che mi ha dato, per quello che ho dato io negli anni scorsi. E quindi diciamo che le tentazioni nei confronti di questa squadra, di questa società sono forti, dico, fermo restando che poi c'è l'aspetto professionale che ho valutato e penso che poteva essere una grande occasione per poter rivivere delle emozioni importanti, cose che il popolo agrigentino, questa maglia ti riserva sempre. E quindi siamo qui a lavorare da più di un mese con grande sacrificio, eppure devo dire con qualche soddisfazione fino adesso. È chiaro che non è mai giusto parlare di chi ti ha preceduto, no? Però come si può giustificare un'involuzione del genere della squadra? Si è passate da una squadra che in casa praticamente ha fatto 7 partite consecutive e le ha perse tutte. Arrivi tu, non solo vinci le 3 partite in trasferta, ma finalmente si espugna il Seneto. Tra l'altro con avversari tutt'altro che facili, in particolare una, il Cosenza, che assieme al Benevento ormai è considerata un po' la squadra favorita per il salto di categoria di rete. Ma come si fa? Guarda, io non. Tu sai che io ho avuto un incontro con il mister che mi ha preceduto, con Nicola Legrottagli, per avere delle indicazioni, cose che lui, da grande professionista che ha fatto, mi ha dato. E poi lì ho parlato con la squadra, mi sono confrontato, ci siamo messi a lavorare, abbiamo preparato la prima trasferta di Monopoli in 3 giorni. Devo dire che là la squadra mi ha aiutato, mi ha dato proprio tanto, 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 si sono messe subito. Mi hanno dato una grande disponibilità sin dal primo allenamento, e quindi da lì ho capito che si poteva fare un buon lavoro. Oltre a buon lavoro, ritengo che sono arrivati dei risultati importanti, perché quello che ha fatto la squadra ha qualcosa di straordinario, e penso che i meriti principali vanno ai ragazzi, perché alla fine le partite le giocano loro, e io vedo dal campo